L'agenda del PD è la Basilicata. Quali sono i temi e le problematiche che il suo partito ha scelto di affrontare? Ma noi con Bersani Premier e con la vittoria del Partito Democratico porremo nell'agenda nazionale le grandi questioni che riguardano il futuro della Basilicata. Prima fra tutte il petrolio, la Fiat e le infrastrutture, che mi sembrano tre temi decisivi che non si possono risolvere da soli nei confini lucani, ma per i quali c'è bisogno di una forte sponda nazionale come Pierluigi Bersani saprà dare. E quindi l'università, i servizi e le piccole imprese. Quali tra questi settori ha una reale possibilità di riscatto nella nostra terra? Io penso che tutti questi settori sono fondamentali. Sull'università noi facciamo ogni anno un investimento di 10 milioni di euro che è assolutamente unico in tutta Italia e io penso che il tema delle piccole e medie imprese sia prioritario. Oggi la difficoltà più grande è la mancanza di liquidità, la crisi di credito e c'è un bisogno straordinario di liberare risorse e di provare a rimettere in moto l'economia. Per cui questo sarà un impegno straordinario. Ci sono circa 100 miliardi che le pubbliche amministrazioni devono alle piccole e medie imprese italiane. Bisogna allentare il patto di stabilità e bisogna accelerare i tempi di pagamento e questo è un impegno fondamentale dell'agenda di Bersani. Quindi c'è speranza per il futuro della Basilicata? Io penso che con Bersani c'è speranza per il futuro dell'Italia e io penso che ci sia un'opportunità in più per la Basilicata. Noi non proclamiamo miracoli, ma siamo convinti che con un lavoro serio e rigoroso si possa fare meglio e di più per le nostre comunità.